Bentornati a una nuova puntata di Beauty Mag. Il mondo della scienza e della bellezza si appresta ad incontrarsi a Stresa per la prima convention sulla cosmetologia italiana, organizzata dalla Società di Chimica e Scienze Cosmetologiche insieme ai colleghi americani e giapponesi. Vediamo. La bellezza è scienza prima di tutto e per questo la Società Italiana di Chimica e Scienze Cosmetologiche, in collaborazione con i colleghi americani e giapponesi, ha organizzato la prima conferenza scientifica di carattere internazionale sulla cosmetologia italiana. Intercontinental Personal Care Excellence, questo è il titolo della convention che riunirà a Stresa dal 18 al 20 giugno i più importanti scienziati che lavorano all'interno delle multinazionali della filiera. Presenti professionisti di alto livello appartenenti a società all'avanguardia come Shiseido, Estée Lauder, Procter, Kao, Merck, Lion, Intercos, solo per citarne alcune. I temi che saranno trattati riguarderanno tre principali discipline: il make-up, lo skincare e il sun care. Le giornate si articoleranno tra corsi, workshop e tavole rotonde, al centro delle quali ci sarà sempre la bellezza. Ma quali sono i trend e le strategie del mercato mondiale della cosmetica? Scopriamolo in questo servizio di Lucilla Granata. Il mercato mondiale della cosmetica continua in un percorso di crescita che non conosce stop e che ha raggiunto nel 2016 un valore stimato attorno ai 205 miliardi. Al suo interno sono i segmenti legati al mondo del make-up, dello skincare e delle fragranze a mostrare i tassi di crescita maggiormente elevati, tassi spinti da consumatori sempre più esigenti e sofisticati che ricercano prodotti premium di origine naturale, di alta qualità e con una sempre maggiore componente curativa. Il trend segnala che i mercati emergenti e i canali online presenteranno opportunità di sviluppo nei prossimi 5 anni, con l'Italia che si colloca come terzo mercato dopo Stati Uniti e Francia. L'estate si avvicina ed è tempo di abbronzatura. Eccovi qualche consiglio utile in fatto di sun care. Vi lasciamo a questo servizio, vi diamo appuntamento tra 15 giorni con Beauty Mag. Che la bellezza sia con voi. Si chiama sun care ed è la branchia della cosmetologia che si occupa della protezione della pelle dai raggi solari. L'importanza del prodotto è nota non solo agli operatori del settore cosmetico, ma grazie alle campagne informative e anche al consumatore, al quale in questi anni le aziende hanno cercato di offrire prodotti in grado di minimizzare i danni della sovrapposizione solare. Ma come non rinunciare ai benefici del sole ed essere allo stesso modo protetti? Il nostro organismo autonomamente mette in atto meccanismi fisiologici per difendersi, ma non basta. Quando ci si espone al sole serve aumentare la protezione. Innanzitutto bisogna partire dalla valutazione del proprio fenotipo, individuandolo con precisione tra i 6 indicati nella scala di Fitzpatrick e scegliere quindi la copertura più adeguata. Lo step successivo riguarda il prodotto, partendo dal presupposto che tecnicamente la difesa al 100% non esiste e che dunque tanto fanno le buone pratiche. Una crema solare non può non contenere anti UVB e UVA. I primi sono i raggi responsabili dell'abbronzatura, ma anche delle scottature come l'eritema solare, delle reazioni allergiche e dei tumori della pelle. I secondi sono in grado di penetrare molto in profondità, fino a raggiungere le cellule del derma e provocare gravi danni. Dunque, sole sì, ma con attenzione, il che non significa mettere a repentaglio la tintarella, anzi si può migliorare. Basta imparare buone abitudini come spalmare ogni 2 ore la lozione, possibilmente che non sia quella dell'anno scorso, perché anche le creme solari hanno delle scadenze.